Un giorno. Madonna. Sono le 10 passate. Non lo so che ore sono, non me lo voglio sapere. E ci siamo svegliati tipo una decina di minuti fa e basta. Io ho ancora tanto sonno. Perché in realtà non abbiamo fatto un sonno prolungato perché adesso si è svegliata alle 8 io alle 7. Quindi io sono ancora abituato a quell'orario di scuola, La però. vecchiaia, 17 anni capita, Sì. perciò. Esatto, capita. C'è da dire che siamo andati a dormire tipo le 2:30, quindi. Abbiamo fatto after. Sì, a modo nostro. A modo, E ovviamente. niente, io sto bollendo dal caldo, sono anche in pigiama a maniche corte perché sto sudando. Lei è col pigiama pesante, non so come fa, però. Non so come fai tu, cioè. Io sto sudando. La cosa è reciproca, non facciamo come si fa né una né l'altra. Niente, adesso dovremmo andare a fare colazione. E poi niente, ci cambiamo e poi vediamo cosa fare. Arrivederci. Ciao a tutti, sono le 11 e c'è il sole. Noi abbiamo appena finito di far colazione, adesso stiamo andando a farla vedere se è vino a lei. Stiamo facendo una passeggiata e niente. Yeah! E andiamo a vedere se è il vino. Al piccolo aggiornamento, allora siamo al supermercato. Clarissa ha visto una parte di Selvino, ha visto tutta la pineta, ha visto un parco. Qua abbiamo un Amon e l'aria caldo, bellissimo. ha fatto già un sacco di foto Già. che vabbè poi metteremo su Facebook Un e presepe, un presepe. è una bellissima giornata, per fortuna. Speriamo che E tenga. Incrociamo infatti, le dita. incrociamo le dita, non facciamo neanche più programmi per il Sì, pomeriggio, infatti. dato quello che è successo ieri. Viva l'improvvisazione. Ecco, esatto, e come ha detto sua madre, faremo così, a caso. Oggi pomeriggio noi quindi non sappiamo cosa faremo, si Appunto. vedrà solo vivendo e niente, fa un po'. Ci torno a casa, cioè dopo lascio il cane a mia madre e porto questa signorina a finire di vedere un po' Selvino. Anche se Selvino è grande, quindi difficilmente vedrà tutto oggi, una parte vedrà oggi, poi tanto abbiamo ancora 8 giorni, a voglia. Appunto. E niente, c'è un sole che fa caldissimo. E niente, a dopo. Siamo qua in diretta e stavamo facendo una passeggiata e io e Clarissa abbiamo visto un gregge di pecore. Ci sono degli intrusi. Esatto, io sono abituata perché abitando in montagna, cioè ormai sono abituata a qualsiasi cosa, lei leggermente meno, però io
È tutto normale. Sì. Sto zoomando almeno. So che sembra che vi sto facendo venire il mal di mare, però se ne stanno anche andando, però spero che l'avete viste. C'erano parecchie pecore. Allora, siamo in un altro parco, siamo sulle altalene. Clarissa è quella per non male, io sono in quella dei bambini, però ci entro lo stesso, tra virgolette. E come sta andando? Sto divertendo, andando là. E niente, adesso siamo qua, sono più di mezzogiorno passato. E è bellissimo sto parco. E niente, noi siamo ancora qua, tra un po' torniamo a casa perché è quasi ora di pappare. Clarissa si sta rimettendo un mondo. Come ti sembra, Selvino? Bella. C'è anche una bella giornata. Lei già ha portato sfortuna dicendo che c'erano le nuvole grigie, in realtà non è vero. Sì, sono le nuvole e sono là. Ma non è vero. Non è vero. A me non sembra. E niente, adesso rimaniamo qua un attimo a riposarci e rilassarci un attimo. Oggi è in programma di andare a fare un tour enogastronomico in giro per le gelaterie di Selvino. E Clarissa è leggermente partita. Leggermente. Se tempo regge, poi vedremo cosa fare anche. Santalena si rompe, mo! Sì, perché ci sei tu sopra. E nulla, adesso. La bimba sta giocando. Se si diverte lei, si divertono tutti. In testo ci riposiamo un attimo e poi torniamo a casa. Ciao a tutti, siamo appena usciti da casa mia, sono le 4 e un quarto circa e noi stiamo andando a fare merenda. Il giro enogastronomico. Esatto, il nostro giro famoso, giro enogastronomico, dato che qua ci sono un sacco di gelaterie. Io ero curiosa di... io sento che amo i gelati, ero curiosa no, di... No, perché io non li amo. No, per niente. No, infatti. Ero curiosa e quindi stiamo andando a vedere e quindi... andiamo a fare un bel giretto e poi chissà quando torniamo. Per ora il tempo regge, nel senso che fa freschino. C'è un po' di venticello, il sole c'è, quindi incrociamo le dita. E niente, andiamo a fare il nostro giro enogastronomico. Sì, Clarissa si sta mangiando la mia focaccia. Fame, comunque... troppo fame! Ma la mia, grazie molto. Ascolta! Dai, la scaldata davvero! E niente, siamo appena usciti dal panettiere. E abbiamo appena iniziato il nostro giro enogastronomico con sta mangia senza aspettarmi. E niente, io conosco la panettiera, quindi abbiamo chiacchierato. Adesso conosci anche me. Esatto, abbiamo fatto una bella chiacchierata. E niente, questa fame ha già iniziato a mangiare. Quindi mangiamo e poi vediamo cosa fare. Siamo seduti fuori dalla gelateria, abbiamo appena preso il gelato. Tu che gelato hai preso? Cappuccino e fragola. Io bacio fragola, io amo la fragola, se non si era capito. Ed è buonissimo, giuro. E siamo qua a Selvino. Ovviamente non c'è il nome perché il nome di là mi sembra giusto. E, comunque io qua ce l'ho già stata, quindi
nei prossimi giorni mi sa che andremo nelle altre gelaterie. Nelle altre gelaterie. A fare nuove scoperte. Sì, esatto. E niente, c'è un po' di venticello, il sole c'è ancora. Si sta bene perché abbiamo una bella panoramica da là, bellissima. E gnammi gnammi. Ciao a tutti, sono le 7:15 più o meno. Siamo spantanicati sul sole. E mi sono lanciato il telefono in faccia, mi fa male tutto qua. Però vabbè, non ho avuto il tempo di salvarla stavolta. No, madonna, ieri c'avevo il computer addosso. Roviniamoci la reputazione. Ma sì, tanto ormai. Ieri stavo giocando su Facebook, avevo il telefono sulla pancia. Lei stava parlando col suo ragazzo. Mi stava cadendo il telefono, il computer addosso. Lei arriva dall'altra parte del letto, si lancia. Un salvataggio in extremis. E glielo prendo, ecco. Così evito il peggio. Esatto. E niente, noi siamo tornate più o meno ormai 2 ore fa. Sì, sì, circa. Perché a parte che stava iniziando a fare brutto, in realtà adesso c'è ancora il sole, però avevamo sentito qualche goccia di pioggia. E quindi avevamo deciso di fare un giro. L'ho portata a vedere un'altra parte di Selvina dove c'era tipo il parco giochi, sì, tennis, infatti. Piscina. Perché domani mattina vogliamo andare in piscina, abbiamo deciso. E perché tanto è coperto, quindi infatti. Anche se piove, se tu vuoi dire qualcosa, parla anche tu. Facciamo una bella nuotata. Non ho gli occhialini. Sì. Backstage tutto, no, questo pezzo lo mettiamo. Mettiamo anche questo. Come siamo messe noi? No, guarda il mio piede che bello che è. Ciao, che amo, che si gratta. Vabbè, e quindi abbiamo montato il gelato. Buonissimo. La focaccia, prima la focaccia, poi giusto, il gelato. Giusto, precisiamo. Abbiamo fatto insomma anche conversazione con Anna, la panettiera. Sì, infatti, molto simpatica. Sì, io la, già, la conoscevo già, ho fatto conoscere a lei. Ehm, niente, come siete stati? È stata una giornata fantastica e divertente. Ci siamo divertiti anche perché noi serie mai, come avrete notato si vede in questi video. A parte che sono già due. Vabbè, lasciamo perdere. Si vede già che non siamo normali, no. Ma in realtà lo siamo. Cioè, questa è la nostra normalità. Sì, parecchio. E niente. Lei fa reggaeton e di tutto di più. Adesso dovremmo andare a cenare, solo che noi abbiamo fatto merenda alla larga, diciamo, ecco, così. Perciò la fame non è esageratamente, no, tanta. No, e quindi stiamo aspettando di digerire tutto quello che abbiamo mangiato. Scusa se ti ho colpito, tatina, scusa. Figurati, amore, stai tranquilla. Io ogni tanto gesticolo, lancio unghie da più. Io ormai sono pronta a tutto. Sia io che lei siamo imprevedibili, perciò viva l'imprevedibilità. Che stai facendo? E quindi niente, noi adesso aspettiamo di mangiare. Speriamo di avere di nuovo fame. Io ho iniziato ad avercela, sinceramente. Tu? Io un pochino, dai, qualcosa c'è. E quindi adesso aspettiamo e poi andiamo a cenare. Tanto noi siamo tutte e tre sul suo letto, c'è anche il mio cane. O tipo in campeggio, in un bosco, sai, vedendo in una tenda? Dove c'è la lampadina mezza sclausa sopra la tenda e noi... Fantastico. E ogni tanto la lampadina si muove. Io non mi sento più il braccio, ve lo giuro. Tanto tagliamo sempre. Certo, possiamo tagliare anche il braccio, secondo me, ormai non serve più. Ah, io guardo il mio, perché la destra, cioè, è inutile, ma altamente inutile. Io la sinistra, ecco, certo. Perché è caduto il telefono prima. Niente. Ciao a tutti. Hola. È quasi luna. Abbiamo finito di editare adesso la prima parte dei video che abbiamo fatto oggi. Adesso io sono ancora vestita, lei già in pigiama. Adesso niente, dovrei cambiarmi, poi andiamo a dormire, perché è già parecchio tardi, tra virgolette, perché domani mattina dobbiamo svegliarci leggermente prima rispetto a oggi, perché stamattina ci siamo svegliati alle 10, quindi come minimo ci dobbiamo svegliare un'ora e mezza prima rispetto a ieri, perché appunto dobbiamo andare in piscina. E quindi niente, buonanotte a tutti. Buonanotte. Ci vediamo domani con un altro video. Ciao ciao.